Pazienza e costanza, due abilità fondamentali nel lavoro di oggi. Buongiorno e bentornati al Caffettino Podcast, sono Mario Moroni e qui oggi davanti alla macchinetta del caffè virtuale. Come facciamo ogni giorno, da più di 5 anni parliamo di tecnologia, di innovazione, cerchiamo di raccontare la notizia del giorno e in qualche caso anche di confrontarci con professionisti ed esperti del settore. Oggi infatti è sabato ed oggi, come da tradizione, c'è la puntata del Caffettino Due Voci. In una società così veloce, così rapida e così alla ricerca di risultati immediati e poco paziente, questo argomento si attacca proprio a me, perché come sapete da più di 1300 puntate il Caffettino Podcast, questa tipologia di esercizio che faccio tutti i giorni con voi, è una voglia di continuare un percorso uno ad uno senza necessariamente guardare per forza i risultati, senza fare lanci polemici o particolari. E quindi oggi, in questa ormai vicinissima Pasqua, voglio parlare con Raffaele di questo argomento e confrontarmi con lui su come si diventa più pazienti, più bravi nella costanza e più abili a migliorare il nostro lavoro. E allora, Raffaele, per te che cos'è la pazienza e la costanza? Soft skill, usiamo questa parola, dai, che fa figo. Sono le soft skill che forse, di cui forse più abbiamo bisogno in questo momento storico. E sai, la pazienza secondo me è una cosa che un po' negli anni si è fatta una brutta nomea. Io quando chiedo alle persone di farmi un esempio di pazienza, di descrivermi che cos'è per loro la pazienza, la classica situazione che mi descrivono sempre è tipo uno, che ne so, in macchina bloccato in mezzo al traffico, che invece di urlare, suonare il clacson e bestemmiare dal finestrino rimane lì serafico, senza perdere la calma. E quella però è un'altra roba, cioè quella è una persona calma, no? Quindi molto spesso la pazienza viene confusa con l'essere calmi, con l'essere mogi, no? Con l'essere quasi innocui. Invece per me la pazienza è un'altra roba, la pazienza è qualcosa di molto molto concreto, no? È molto molto attivo. Non è tanto il saper aspettare, ma è quello che facciamo mentre aspettiamo. Cioè per me una persona paziente è una persona che sa che ci vuole tempo per ottenere un risultato. Questa è la pazienza. Se tu parti oggi con un progetto, no? Mettiamo che oggi parti con un podcast, chiunque sta ascoltando in questo momento, non puoi aspettarti di avere dei grandi risultati dopo 2 settimane o dopo 2 mesi. Tu parti sapendo che magari ce ne vogliono 2 anni prima di vedere dei risultati, magari pure di più. Ecco, secondo me la persona paziente si distingue dalla persona non paziente proprio in come approccia le cose. La persona paziente è quella che riesce a lavorare nel lungo periodo, che ha una visione, che si fa guidare da questa visione. E se voglio fare un esempio diverso, no? non tecnologico, se io mi iscrivo domani in palestra, non posso dopo 2 settimane andare dal personal trainer e dire: senti, sta palestra è la truffa, dove sono i miei addominali? soddisfatti o rimborsati dove sono i miei addominali che mi hai promesso? Tu sai che dovrai andare in palestra e farlo per mesi, tutte le mattine, alzare il culo, andare in palestra, allenarti, mangiare bene, eccetera eccetera, e dopo molto tempo vedrai i risultati. Ecco, per me la pazienza è quella roba lì, no? Quindi è quella visione, quella capacità di lavorare nel lungo periodo. E perché è collegata alla costanza? Perché poi la visione da sola non basta. Quindi io so che ci metto 2 anni per ottenere risultati con il mio podcast, ma tutte le settimane continuo a pubblicare un episodio. So che ci metto 2 anni per avere risultati in palestra, ma tutte le mattine quando sono alla sveglia mi infilo le scarpe e vado in palestra. Sono un po', se vuoi, 2 lati della stessa medaglia per me, pazienza e costanza. Sono 2 quasi sinonimi di concetto. Io lo vivo tutti i giorni con il Caffettino Podcast, gli ascoltatori di questo podcast lo sanno, se mi ascoltano da qualche giorno, da qualche settimana, da qualche mese, da qualche anno, che in realtà è proprio un allenamento. Io lo spiego spesso anche agli organizzatori di eventi, che mi dicono: ma come sei fluido, come sei a casa tua? Cioè io in realtà non ci conosciamo, cioè sì, è bello, magari certe volte ti trovi bene con alcune persone, certe volte meno, ma è proprio il fatto di avere fatto alla mattina questo allenamento che mi permette di essere un po' più sciolto in tutti i dialoghi, nella performance. Però è una cosa terribilmente non sexy oggi, Raffaele. Cioè oggi è la cosa che interessa meno le persone, è questa roba qua. Cioè guarda anche TikTok, guarda tutta la possibilità di FOMO possibile, di informazioni a cui siamo in qualche maniera soggiogati. È dura, come si fa? Infatti perciò ho esordito dicendo: perciò sono le 2 skill di cui abbiamo più bisogno, perché questa è un'epoca velocissima, un'epoca che ci ha abituato all'immediatezza,
E grazie ovviamente al digitale, agli smartphone, ai social, eccetera, eccetera. Questa è un'epoca nella quale se io tiro fuori il cellulare in pochi tap posso ordinare da mangiare senza nemmeno alzarmi dalla sedia, no? E mi ordino un taxi che mi viene a prendere fino a sotto casa, e mi ordino un libro su Amazon e mi arriva la mattina dopo. Ecco, non confondiamo la velocità del mezzo con la velocità del fine. Questo è il problema. Il fatto di essere immersi in un mondo digitale che va alla velocità della luce non deve farci dimenticare che le cose importanti nella vita richiedono tempo. E quindi, per esempio, visto che stiamo parlando del nostro contesto del lavoro, i risultati sul lavoro, il famoso successo, se vogliamo usare questa parola che odio, parliamo di risultati che è meglio, i risultati richiedono tempo. E quindi che si tratti di lanciare un podcast, come dicevamo prima, o di fare carriera in un'azienda, o di avere i risultati con la propria startup, eccetera, eccetera, richiede tempo. E questa è la chiave della pazienza, no? E poi quotidianamente faccio un passettino in avanti. Quindi so che c'è un percorso, ho una visione, ma ogni santo giorno metto un mattoncino su questo percorso per arrivare concretamente a realizzare poi quella visione. Questa è per me la pazienza. Secondo me la pazienza è anche, va a braccetto con la sicurezza e l'impazienza con l'insicurezza. Cioè, se io sono insicuro, se non sono sicuro di quello che sto facendo, che sia il podcast, che siano video, che come fai tu, dirette, eccetera, eccetera, cerco di trovare subito una conferma al mio andamento, no? Perché un passettino in avanti è un qualcosa che tu capisci dopo centinaia di prove, no? Che stai facendo comunque, anche se non ti sembra un passettino avanti, ma quando ci sei dentro, quando sei all'inizio, sei il giorno 1, 2, 3, il 4, il 5, il 6, per te, a te sembra di essere fermo, cioè non ti sembra di andare avanti, no? Sì, sì, e qua la chiave è, c'è quella bellissima espressione che si usa in inglese, trust the process, no? Quindi fidati del processo. Io uso innamorati del processo, che mi piace molto di più, e lì significa che ti devi innamorare del processo. Cioè, se tu fai un podcast e per i primi 10 episodi, 100 episodi, 1000 episodi non ti ascolta nessuno, ma a te piace fare quella roba perché ti piace il processo, ti piace l'idea di divulgare, di mettersi davanti al microfono, di registrare, di intervistare persone, tu continuerai ad andare avanti, anche se i primi episodi li ascolti tu e tua madre e prendi 3 views e 0 like sul podcast. Ma tante stelline, facendo, tante stelline. Esatto, lo stai facendo per un altro motivo, perché ti sei innamorato del processo, no? E l'importanza dell'amare quello che facciamo. E poi, nel lungo periodo, quella roba si accumula, si accumula, si accumula, si accumula, e tu lo sai benissimo perché il caffettino è un bellissimo esempio di costanza e di pazienza. Nel lungo periodo inizi a vedere i risultati. E quindi quando dopo 2 anni, magari 3 anni, 4 anni, ti riguardi indietro, dici, porca miseria, meno male che ho continuato, meno male che non ho mollato al 10° episodio, al 50° episodio, al 100° episodio. Perché le persone, secondo te, si fermano? Qua, non so, potremmo parlarne per ore. Sicuramente una delle motivazioni più importanti in questo periodo è il fatto di non vedere dei risultati immediati, no? È l'ossessione per la gratificazione istantanea che abbiamo. Tu prima lo dicevi, lo accennavi, parlavi di TikTok. I social ci hanno abituati a questo concetto della gratificazione istantanea, no? Faccio una cosa, voglio subito, immediatamente vedere i risultati. Pubblico la foto, mettetemi like, mettetemi commenti, voglio sapere cosa ne pensate. Più importante di quello che sto facendo è sapere cosa pensano di quello che sto facendo. Ed è chiaro che in un contesto del genere diventa molto fuori moda dire, sai, devi lavorare 2 anni al tuo podcast prima di vedere i risultati. Esatto. Sì, sì, assolutamente. È un po' il rapporto genitore-figlio contenuto, no? Cioè, tu non hai, certe volte, no? Tu hai in qualche maniera la voglia che qualcosa succeda, che si faccia, che si ottengano risultati, che vada avanti, ma in realtà c'è tempo, calma, c'è tempo. Però avere tempo è un grosso privilegio oggi, capisco anche bene chi dice mi fermo perché non tengo i risultati, non monetizzo, sto buttando via tempo e finisce lì. Il trick è probabilmente quello che dicevi tu, Raffaele, cioè trovare quella cosa che anche se non ti porta risultati comunque la fai. È un po' come dire vado a giocare a calcetto perché mi diverto, non perché poi mi chiama il Milan e vinco la Coppa dei Campioni. Cioè, perché mi diverto? Perché mi piace. Assolutamente, assolutamente sì, assolutamente sì. Questa è la chiave, questa è la chiave. E allora con costanza e pazienza, grazie Raffaele. Grazie a te dell'invito, Mario.
Questo è il Caffettino Podcast, io sono Mario Moroni, ogni giorno 365 puntate l'anno per parlare di news, innovazione e anche confrontarmi con i professionisti del settore. Noi ci sentiamo domani per il super riepilogone di Pasqua della settimana e poi anche lunedì con un'altra news. Se non vuoi perderti nessuna notifica, vai su Telegram, Mario Moroni canale, abbonati lì oppure segui questo caffettino sulle maggiori piattaforme di podcasting. A domani!